Amici di Piazza Grande, ben ritrovati. Un saluto al professor Giulio Iudicista, grazie per essere qui. Grazie a te. Allora, professore, noi a noi piace parlare di quelle che sono delle situazioni che riguardano la vita politica del nostro territorio. Abbiamo sempre seguito le varie campagne elettorali, seguiamo il percorso delle varie amministrazioni, quello che succede in città. Però questa volta dobbiamo un po' stravolgere la scaletta, perché purtroppo ci sono fatti di cronaca, non entriamo neanche tanto nel dettaglio, che lasciano veramente con l'amaro in bocca. Cose gravi, alle quali forse non eravamo manco più tanto abituati, perché quando ci sono omicidi, quando ci sono pestaggi, quando ci sono tante situazioni di pericolo, certamente perdiamo tutti. Però, obiettivamente, professore, e dopo le do la parola, i soliti comunicati stampa o il trito e ritrito Consiglio Comunale d'Urgenza sulla delinquenza, speriamo che ce lo risparmiano questa volta. Quanto è difficile in momenti come questi non scadere nella banalità? Purtroppo hai ragione. C'è quasi una recrudescenza di certi fenomeni. Pensavamo forse, come abbiamo pensato in maniera inadeguata per il Covid, quando abbiamo detto il Covid non c'è più. La stessa cosa abbiamo pensato negli ultimi tempi di un certo fenomeno che nei tempi passati si è mostrato anche virulento ed eclatante. Ci eravamo sbagliati, perché certi fenomeni purtroppo risultano perduranti. Ora, se io qualche volta mi azzardo a dire una mia opinione su alcuni settori della nostra vita comunale, passi anche, e questo mio azzardo si perdoni, sia perdonato anche. Sul fenomeno invece, sul fenomeno purtroppo tragico, terribile, devastante, al quale tu hai accennato, io purtroppo non ho dati, anche perché ci sono in corso le dovute indagini. Dici bene, allorché concludi la tua domanda con un augurio, che almeno si parli poco, perché si tratta di cosa ai più sconosciuta come fenomeno. E se proprio qualcuno deve parlare, che parli il soggetto informato sui fatti. Io che cosa posso dire? Registro, come hai fatto tu, il dato. Sul dato esprimo il mio dispiacere, il mio rammarico, la mia preoccupazione anche. Dopodiché, purtroppo, mi devo fermare. Molte volte noi abbiamo... Certo non è una fotografia buona che mandiamo fuori i confini del nostro grande territorio comunale. Professore, cambiamo un pochettino argomento. Io l'altro giorno mi è capitato di assistere a un bel evento organizzato dal dirigente Madera della Leonetti, la casa di Paolo. Abbiamo assistito a questa conferenza online che ci ha dato la possibilità di avere praticamente
uno stretto contatto con il fratello di Paolo Borsellino. E anche in questo caso c'era un po' di amaro nelle parole del fratello del compianto giudice, perché si è un po' disincantati, anche chi è stato colpito direttamente, per questa mancanza dello Stato. Gratteri ha bisogno di una scorta maggiore, ma i posti di responsabilità gli vengono negati. In alcune zone della Calabria il fenomeno è ancora più invadente, ancora più sanguinario, azzoppa ancora di più lo sviluppo. Ma cosa può fare la politica, soprattutto se molte volte leggiamo che c'è anche qualche punto di incontro tra la politica e la malavita organizzata? Allora, tu nella tua domanda poni tre agenzie, parti dalla scuola. Hai avuto modo, dici, di assistere ad un evento organizzato da una scuola. Bene, diciamo bene fa la scuola di Certo. ogni ordine e grado ad organizzare eventi del genere. Dico però che non basta. Da ex docente dico che l'organizzazione di questi eventi è un fatto positivo, ma non deve nascere come fungo all'improvviso, né deve esaurirsi alla fine dell'incontro. Che voglio dire? Allora, ho provato ai tempi miei ad organizzare qualche cosa del genere. Erano i primi anni. Che cosa facevo? Facevo precedere l'evento da una adeguata preparazione, perché i ragazzi devono giungere alla celebrazione del fatto conoscendo, come dire, conoscendo un po' di storia dell'evento di cui si parla. Nel caso specifico, un magistrato, facciamo parlare il fratello, un familiare di un magistrato. Allora i ragazzi, qualche ora prima dell'evento, è necessario che l'abbiano speso sulla magistratura, su che cos'è la magistratura. È necessario che i ragazzi prima dell'evento abbiano speso un po' di tempo su alcuni dati statistici, per esempio sulla uccisione di tanti magistrati, almeno da noi in Stato, Italia. non le nascondo, professore, che sono stato, da una parte è un argomento particolare, no? Che seguo da sempre con interesse, però vedere per esempio questi ragazzini della scuola di Schiavonea, sono arrivati con dei foglietti anche appesi al grembiule, per esempio, con le varie immagini dei vari giornalisti, di qualche parroco purtroppo, Certo. dei vari... Li ho visti coinvolti, Ebbene, quindi credo che sia stata veramente anche nella no, preparazione un io evento. dico, io dico, io ho detto in premesso, Perché sono esempi, professore, che ho detto valgono. in premesso, il fatto è positivo. Tutto il bene da parte mia alla scuola, a quelle scuole che Le posso organizzano fare una fatti del domanda? genere. Poi passiamo. No, Finisco. no, poi passiamo a Gratteri. Poi Perché? passiamo a Gratteri. E alla commistione eventuale, ma non troppo. Quando si parla di questi fenomeni, molte volte c'è sempre qualcosa fa notizia, qualcosa non fa notizia. Per esempio, il parroco di Schiavonea, padre Francesco Anzalone, ha denunciato molte volte furti, danneggiamenti, situazioni di degrado che sono intorno alla chiesa, ma proprio intorno fisicamente. Queste cose purtroppo non fanno notizia. Queste cose purtroppo non, è difficile che poi vengano rese pubbliche. Però c'è tanta gente, i buoni di solito non fanno notizie, ma c'è tanta gente che veramente combatte queste situazioni giorno per giorno, tanti privati cittadini. E quindi bisogna fare un plauso perché l'esempio quotidiano credo che sia veramente importante. Anche i Io, media hanno una per grossa carità, responsabilità. io penso che questi fatti
con le relative denunce, nel tuo caso da parte del parroco, della certo. comunità di Schiavonea. Allora io dico che questi fatti con le relative denunce fanno notizia e che, come dire, la notizia poi resta nel chiuso domestico, perché c'è, come dire, quasi c'è una remora o, se vogliamo, una preoccupazione a fare di queste notizie, come dire, un discorso pubblico. E su questo purtroppo non possiamo meravigliarci. Passando alla, come dire, alla tua domanda iniziale, allora io dicevo, bene fa la scuola in genere ad organizzare fatti del genere, eventi del genere, a condizione che ci sia una adeguata preparazione dei ragazzi, naturalmente il tutto relativo alla fascia d'età con la quale noi abbiamo questo contatto, ed a condizione che l'evento non finisca come evento, che abbia un seguito nella programmazione della scuola e delle classi interessate. Perché? Perché, come si diceva una volta, l'educazione scolastica, l'educazione in generale, la informazione sono semi che probabilmente matureranno in ritardo, ma che i frutti poi li porteranno. Io non le voglio fare una domanda. Per quanto riguarda poi il magistrato che sta facendo tanto. Gratteri non fa solo libri. Che sta facendo, per carità, che sta facendo tanto, eccetera. Ma io ti dico, è bene che faccia anche i libri. È bene che faccia anche i libri, perché il libro alla fine è sempre il resoconto, la sintesi, è una informativa sull'azione svolta dalla sua procura. Perché poi ad un posto di responsabilità vada non lui ma un altro. Ebbene, io posso darti due risposte, ma non so quale è un mistero. È la maggioranza democratica che si è espressa in un determinato modo, ma certi posti di responsabilità possono essere assegnati in base ad una maggioranza, anche se democratica. Io non lo so perché posso tentare di metterla in difficoltà. Si entra in un campo che mi è posso tentare di metterla in difficoltà per nulla noto, diciamo, va per nulla noto. Se noi andiamo indietro, perché la storia è maestra di vita, no? Se andiamo indietro in questi ultimi 50 anni e negli ultimi 30, 35, forse il fenomeno mafioso è entrato di più proprio nelle case di tutti i cittadini calabresi, qual è stata l'area politica più sensibile alle lusinghe dell''ndrangheta? Questa è una mia curiosità da giornalista, forse... curioso, c'è stata un'area a sua memoria? Che magari è una domanda un po', però ho letto qualche libro, ho letto qualche giornale, è un 'ndrangheta bipartisan, strada facendo, ho una certa memoria, non saprei risponderti. Perché? Perché i libri che ho letto, che poi bene o male contengono questi libri, alcune rivelazioni, i giornali che ho letto, giornali che in fondo raccontano la quotidiana cronaca, bene, ma anche un po' di storia passata e trapassata, mi ricordano tutte queste cose, che certi fenomeni non trovano cittadinanza in un partito o in un'area politica. D'altra parte, se noi ci giriamo intorno e guardiamo ciò che è accaduto intorno a noi, qui un po' fuori dai confini regionali, un po' in tutta la nostra penisola, vediamo che arresti ne hanno subite tutte le aree politiche, come dire, un po'
di acqua è entrata, è entrata dal tetto di tutte le sedi dei partiti politici, grandi e piccoli. Probabilmente. Arrestati anche parroci. Insomma, allora, era una domanda un po' tendenziosa. Ma allora, questo vuol dire che il fenomeno è pervasivo, è penetrato ovunque, come d'altra parte è stato in altri paesi d'Europa ed anche oltre oceano. Per quanto riguarda i parroci, sì, ecco, in questo caso un parroco viene arrestato e fa notizia. Però, allo stesso modo, proprio per metterci a posto con la coscienza e con la verità, dobbiamo dire che rispetto alla classe politica il parroco arrestato è veramente qualcosa di irrisorio numericamente. Perché, come dire, subiscono condanne tanti uomini illustri. Non va notizia, il fatto non va notizia. Subisce una condanna un uomo della Chiesa e la cosa fa notizia. Mi riferivo nello specifico a qualcuno, stato anche condannato nei tre gradi di giudizio, che magari era colluso con l'associazione mafiosa. Per carità, diciamo, per carità. Era più significativo di quello che può essere un qualsivoglia altro tipo di reato. Ce n'è stato probabilmente più di uno, due, tre, quattro, dieci, ma sempre una minoranza rispetto a quello che abbiamo registrato allora, in area politica. Fa notizia perché probabilmente? Fa notizia perché la gente dice, tutto mi sarei aspettato, da quel partito di destra me lo sarei aspettato, da quel partito di sinistra me lo sarei aspettato, da quella formazione di centro me lo sarei aspettato, da un parroco invece no. Ed ecco la notizia. Anche perché consideriamo comunque la funzione del parroco come un amico, come un confidente, purtroppo dobbiamo pronto ad accoglierci. Purtroppo quello che io sto ripetendo in vari incontri negli ultimi tempi, io dico che i parroci, per dire i sacerdoti, i religiosi, eccetera, ci sono quelli di Dio e quelli degli uomini. Allora, professor, noi non ci vogliamo neanche più soffermare sul fatto che magari lascia un po' con l'amaro in bocca se una persona, io la voglio dire proprio così, terra a terra, che riceve uno stipendio dallo Stato come rappresentante pubblico in un momento come questo, in questo nostro territorio, se ne esce con una frase, con un post, con un comunicato stampa, perché quando si tratta di queste questioni qualcuno ha un ruolo istituzionale, dovrebbe scendere in prima linea fisicamente con delle iniziative veramente a difesa del territorio, cioè dovrebbe denunciare, dovrebbe fare molto molto perché ne ha bisogno il territorio. Ma cambiamo argomento, e sta arrivando l'estate, anche se c'è qualche giorno di freddo, ancora qualche goccia di pioggia, però sta arrivando l'estate. Noi prima dell'estate non dobbiamo parlare del mare sporco, non dobbiamo parlare dei canali che sversano porcheria sulle nostre spiagge, non dobbiamo parlare delle condizioni delle spiagge, perché sennò è peccato, perché sennò non si riesce a perfezionare questa grande programmazione turistica. Ogni anno sempre la stessa storia, sempre gli stessi tombini che sbuffano, sempre i rifiuti negli stessi slarghi, e i privati che cercano con le loro attività di fare un grandissimo lavoro per rendere più appetibile turisticamente il nostro territorio. Però un'inversione di tendenza ci sarà mai? A questo punto mi chiedo. No. Che risposta secca. Una inversione di tendenza neanche a piccoli passi. Una inversione di tendenza non potrà esserci, perché il nostro territorio probabilmente non è un'eccezione, ciò probabilmente è accaduto un po' ovunque, dove più, dove meno, ma il nostro territorio ha subito nel corso degli anni o una aggressione o come dire, un silenzio, cioè si è costruito dove
abbiamo deciso di costruire, si è fatta una rete idrica o fognaria, così come probabilmente non andava fatto. Si sono messe in opera, si sono fatte delle opere che probabilmente non andavano fatte, ma non per un fatto, come dire, di verde. Io non sono un verde, non mi sento un verde, non per un fatto di semplice ecologia, perché l'ecologia sta diventando anche un discorso oggi strumentale. Poi ci ritroviamo, ecco, in seguito a questo avvenimento planetario, ci troviamo senza petrolio, senza gas, senza cose. Allora, io non voglio fare il discorso. Molte volte si parla a sproposito. Io non voglio fare il discorso dei verdi e degli ecologisti, eccetera. Però, caro Matteo, che si sia costruito in una certa maniera, che i servizi primari e secondari siano stati adeguati, adattati alla meglio alle situazioni esistenti, questo è fuor di dubbio. E allora, che vogliamo dire? Che un certo materiale, come si dice, sversa, sarà così, perché quando tu eri bambino, la nostra costa registrava 4-5 mila abitanti. Ad un certo punto è raddoppiato il numero degli abitanti, adesso si è triplicato il numero degli abitanti, ma questo numero, che durante l'inverno risulta triplicato rispetto a quello della tua infanzia, questo numero risulta esorbitante rispetto a tutti i parametri accettabili oggi. E allora, che vuoi? Che cosa vuoi aspettarti? Risolvere fra due o tre mesi. Ma risolvere uno dei problemi che io ho elencato ogni 6 mesi. Allora ci vorrebbe. È un'impresa titanica. Non è un'impresa titanica, però ci vorrebbe, con un discorso oltremodo coraggioso, ci vorrebbe, come dire, qualcuno che dicesse: dunque, fermiamo la macchina. Una gita al giorno non possiamo. Pardon, tolgo gita perché risulta offensiva e non adatta alla circostanza. Stiamo parlando di cose serie. Allora, tante cose non possiamo più programmarle, ammesso che ci sia una programmazione. Dobbiamo concentrarci su che cosa? Sulle fogne. Dobbiamo concentrarci su che cosa? Sulla rete idrica. Dobbiamo concentrarci su che cosa? Su Schiavonea e sulla zona montana, su Piana Caruso e basta. Ma interessarsi di tante cose significa mettere tante pezzarelle è stata al pantalone. Una chiacchierata, diciamo, un po' più amara del solito. Poi d'altra parte di che ti lamenti? C'è stata una fiera forse più ricca di tutti gli altri anni. Grazie a Dio, una fiera che è seguita alla festa di San Francesco, più grande degli altri anni, una festa di San Francesco che è seguita a tutto il periodo pasquale, straordinario per partecipazione. Allora, abbiamo avuto le festività pasquale, la festività di San Francesco, santo nostro, protettore, eccetera, la fiera, vedi, il mondo purtroppo va avanti. E la gente è contenta che faccia così. Non cedo alle vostre provocazioni. Queste ultime vostre considerazioni che mi state facendo, io non cedo alle vostre provocazioni e voglio concludere a modo mio. Mi dovete scusare. Almeno datemi questo agio. Per carità, sei il padrone. Grazie. Professor, a me un termine che è sempre piaciuto, no? Nelle riunioni politiche alle quali per sbaglio ho partecipato, ai consigli comunali ai quali ho assistito, io quando sentivo la filiera istituzionale, professor, era come per un appassionato di calcio come me dire una finale ai calci di rigore. Non lo so perché, ma mi è sempre piaciuto questo termine.
Perché non lo so, boh, mi sembra come se fosse un'autostrada senza pedaggio, che poi tutto in discesa, che non metti manco la benzina, non lo so. Io quando sento filiera istituzionale, professore, esco pazzo. Ma io dico no, siccome ci sono le riunioni in corso per i prossimi candidati a sindaco della città di Coriano Rossano, e come vi avevamo anticipato prima di Pasqua, stanno adesso aumentando anche le frequenze delle riunioni. Io le volevo chiedere. Ma questa filiera istituzionale Ma chi è? potrà essere utile per far emergere un nome piuttosto che un altro? Cioè avere per esempio come sponsor un onorevole, un consigliere regionale, un senatore, C'è un... una trasmissione. C'è una trasmissione che io Dopo Piazza riesco. Grande vedete con piacere. C'è una trasmissione su un canale che non dico. È un canale minore, ma a me piacciono i canali minori. Che io riesco, come dire, a captare a tratti perché in quella stessa ora mia moglie è interessata ad un Un altro altro programma. programma, quindi su un altro canale, eccetera. Vabbè. Allora, questa trasmissione condotta in maniera così garbata, così discreta, finisce così. L'intervistatrice chiede all'ospite, dottore, professore, non so chi, eccetera, eccetera, vabbè. A conclusione di questa mezz'ora trascorsa insieme, le vorrei fare una domanda. E l'ospite risponde: per carità, lei è la padrona di casa. Cioè. Ecco, la domanda è sempre la stessa. C'è una canzone che in questo momento, secondo lei, riassume questo contesto? Ma io, sai, avrei voluto suggerirti questa domanda prima della Noi però non ci trasmissione, però prepariamo. questo lo possiamo giurare sulle cose più care. Tu non mi hai mai anticipato la domanda Neanche l'argomento. ed io non ti ho. Non mi sono mai permesso di entrare nella tua Certo. programmazione. Allora faccio tutto io stavolta. Faccio finta che tu mi dica. Andiamo alla canzone, presto. C'è una canzone che in questo momento potrebbe. Ed io rispondo così: sì, quella canzone, non ricordo il titolo, ma la canzone fa così: si può fare di più. Ho capito, Si potrebbe fare di più. Si potrebbe di va fare bene, torneremo sulla... Certo, anche. Per la ricerca un po' di candidati, di nomi da dare ad una lista, di liste, questa e quella, si potrebbe fare di più. torneremo su questo argomento, grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie al professor Giulio Iudicis. Grazie.